Gli esempi e i simboli sono sempre utili per portare avanti un'idea, un progetto che sia da stimolo alla cittadinanza. E Antonino Scoppelliti, il magistrato apprezzato per le sue qualità umane, professionali e l'impegno civile, ucciso in un agguato nell'agosto del 1991, è senz'altro uno di questi. Ne sono convinti a Parghelia, il piccolo centro della Costa degli Dei, dove l'amministrazione comunale, Rotary Club di Tropea e l'Ordine degli Avvocati stanno portando avanti un progetto che prevede prima un convegno sulla legalità, antimafia e la mala giustizia, e poi l'intitolazione di una strada e di una piazza in località Le Grazie proprio al giudice Scopelliti. I simboli contano, contano i simboli, conta nel quotidiano perseguire e seguire la legalità su ogni aspetto della vita delle comunità. Le istituzioni non potranno mai sottrarsi a perseguire questo obiettivo, anche se di tanto in tanto poi diventano proprio magari bersaglio in questa pratica e su questa linea. Noi abbiamo deciso di intitolare una bella località ad Antonino Scopelliti, al magistrato di Cassazione, ed è tutta l'area della Grazia, quindi un'area aperta, un'area bellissima, un'area frequentata, dove la gente ci passeggia, si reca, e quindi lì diventerà viale magistrato giudice Antonino Scopelliti. La giunta ha già deliberato, nei prossimi giorni stiamo attivando, la procedura è stata già attivata, contiamo di essere pronti per i primi 10 giorni di giugno, e lì ripeteremo una bella e grande iniziativa proprio scoprendo la lapide e immortalando, voglio dire, quell'area a Antonino Scopelliti. È importante intanto non dimenticare e ricordare sempre chi comunque ha sacrificato la propria vita per la giustizia, per la legalità, ed è importante dare, regalare questi momenti ai ragazzi perché ne facciano tesoro e perché la loro stessa vita sia improntata e impegnata appunto nella lotta contro il malaffare e la criminalità organizzata. Si racconta che l'omicidio Scopelliti fosse uno scambio di favori tra mafia e 'ndrangheta. Questo significa che la criminalità organizzata è da combattere ad ogni livello? Assolutamente sì, ad ogni livello e in ogni momento storico. Non ci sono dei momenti più aggressivi e altri meno aggressivi. Forse bisogna alzare di più l'attenzione proprio nei momenti meno aggressivi, quando sembra che la mafia o la 'ndrangheta, chiamiamola ognuno con il proprio nome, sia dormiente, perché quando è dormiente è perché sta affilando le armi per riemergere. In questa lotta possono giocare un ruolo importante i pentiti di mafia? Assolutamente sì, ci è creduto tanto Falcone, continuiamo a crederci noi. E non, diciamo che il termine più esatto è collaboratori di giustizia, come anche assolutamente importanti sono i testimoni di giustizia. E non possiamo permettere che lo Stato si dimentichi di loro e che renda inattuabili delle normative e delle leggi che sono comunque presenti nel nostro ordinamento. È un percorso difficile, ma è anche un percorso liberatorio, se veramente vogliamo pensare di continuare a vivere in questa terra, se vogliamo veramente rialzare la testa. Cioè, i fatti, le illegalità vanno comunque denunciate, è un obbligo e un dovere di ogni cittadino, non è soltanto il privilegio di uno o due persone che poi vengono sottoposte ad uno speciale programma di protezione perché nel contesto sociale in cui vivono purtroppo restano isolati. È un dovere di ognuno.